Ci siamo Titti e la sua cucina fra antico e moderno. Questo penso che possa essere... Sì, abbiamo praticamente scelto un menù tradizionale delle nostre nonne. Martina, no, delle nostre nonne, anche perché abbiamo voluto mantenere la tradizione contadina che diciamo così l'ha fatta sempre da padrona nella nostra zona. Vedo quindi... che hai portato anche gli strumenti della tradizione contadina con i quali tu sì. abitualmente cucino a casa, no? Dall'impastatore orbitale al secchio tipico, broccolo, schiumarola, sì. oliatore. Allora, questa è una cosa importantissima. Tanti potrebbero dire, ma come mai tutti questi attrezzi moderni? Perché le nonne di una volta avevano tanto tempo. Noi donne che lavoriamo abbiamo bisogno di poter fare delle belle cose in poco tempo. E cerca quindi, con l'ausilio delle macchine, riusciremo in qualsiasi momento ad essere pronte e preparare belle scene con delle belle cose. Molto bene, ci vuoi presentare la tua Tutto il mio staff? Allora, il mio staff, intanto io sono venuta accompagnata dalle mie due amiche appassionate di cucina, che sono Laura, Annalisa, Lisa che sta nell'altra postazione, con cui condividiamo questa grande passione della cucina. Ecco Annalisa, e con cui abbiamo fatto tanti corsi di cucina storica. Perché ci piace. Sempre con la vostra dotazione, immagino, di attrezzature storiche. Poi qui ci sono i signori ospiti che sono venuti a lezione di cucina oggi. Molto bene. Ho qui Chiara, che è come una mia figlioccia, anche lei appassionata per i dolci, e quindi è proprio qui in postazione della prima cosa che andremo a fare, che è proprio il dolce. Il dolce e la torta al testo, perché sono quelli che hanno un pochino più bisogno, uno della cottura e l'altro della lievitazione. Per quanto riguarda il menù di oggi, poi abbiamo, e ognuna di noi spiegherà mano a mano quello che sta facendo, faremo quindi una torta al testo con la farina di grano turco, che come vedete io già ho messo in ammollo con l'acqua calda, e farcita con le aringhe. Ma certo, il sapore di una volta l'abbiamo rivisitato facendo una mousse di aringhe, no? Che diventa un pochettino più moderna anche come presentazione. Poi avremo i quadrucci, no? Abbiamo i quadrucci, quindi una pasta di casa fatta insaporita con il rosmarino, va bene? E messi su una vellutata di ceci o una spuma di ceci, una crema. Per secondo invece tipico baccalà con le patate. Il baccalà però che l'abbiamo rivisitato con Annalisa, e quindi faremo delle polpettine di baccalà sul letto di patate in umido con le prugne. Questo è il classico. Poi per dolce andremo a servire un brustengolo, che penso che sia uno dei dolci contadini più semplici che c'era, perché veniva fatto con la farina di grano turco, che era la più semplice, la meno costosa, perché non era raffinata, quindi era un tipo di farina che tutti avevano a portata di mano, le mele, i pinoli e l'uvetta passa, che di solito era sempre quella che veniva lasciata sui filari e poi messa ad essiccare dentro le case, che l'inverno serviva per dare un tono di festa ai piatti. Diciamo che quasi ci siamo dedicati ai piatti devozionali, perché i piatti devozionali che sono quelli delle vigilie, che sono quelli certamente. Che a volte venivano anche, come si dice, alcune regole venivano date molto nei monasteri, considerando che i monasteri avevano gli orti, avevano le cose, quindi un po' per risparmiare, un po' certo. per dedicare ai santi queste giornate, quindi venivano fatti senza grassi, senza tanti orpelli. Lo spunto della cucina devozionale è quello che serviva, perché io ho portato con me, per dare anche un tono di scientificità alla giornata, tre grandi esperti di cucina devozionale. Un eremita delle Ande, il Pedro delle Ande, Mauro forse il più grande esperto di crema di ceci che abbiamo mai avuto occasione di conoscere. Il caro Luscaroli poi ci dirà alcune cose sui vini che si accompagnano. Bene, vogliamo presentare la nostra classe? Allora, la nostra classe si presenterà da sola, certamente, perché io non conosco i nomi. Quindi? Manuel. Rosella. Amedeo. Annunziata. Patrizia.
e Patrizia. Patrizia, che devo dire, non è la prima volta che è su questi schemi. Sì, è una abitué. Diciamo che è un'appassionata proprio, un'appassionata di cucina, e oggi completa il suo ciclo formativo triennale con i cibi devozionali, che era questo quello che andavamo cercando. Benissimo, grazie. Sì. Poi scusa, penso che non da meno ci hanno dato una grandissima mano in questi giorni le ragazze, le allieve dell'Istituto Alberghiero. E in arte? In arte? Matilda. Martina. Giulia. Giulia, molto bene. Ameni. Noi intanto procediamo, perché sennò poi non ci procediamo siamo con i tempi. Procediamo con la torta al testo. Con la farina di grano turco. Con la farina di grano turco. Allora, molto bene. La farina di grano turco, come sappiamo, ha bisogno di tanto tempo per essere cotta, quindi anche le nostre nonne normalmente la mettevano a bagno la sera prima. Noi, sempre per problemi di tempo, perché abbiamo adoperato una farina di polenta, quelle già pronte, no? In modo che con un po' di acqua calda abbiamo ammollata, e adesso andiamo piano piano ad aggiungere la farina normale, impasteremo con il lievito di birra l'olio extravergine di oliva. Chi vuole impastare? Vado io oppure volete fare voi? La classe impasterà. Pronti? Allora. Intanto che Patrizia impasta, vorrei sentire il Pedro della Cordigliera, diciamo, su quelli che sono gli aspetti, diciamo, dell'impastatura del farina normale. Io sono portato più per la saracca. Però diciamo hai lavorato anche sul mondo, certo. Sul mondo del grano turco. È uno studio proprio che faccio sempre sulla contaminazione tra prodotti andini e esatto. Questa è stata sempre il filo conduttore della ricerca. Certo. Adesso vediamo qui l'impasto, che anche giù si fa con un tipo diverso di farina. Interessante anche l'uso delle mani, destro e sinistro insieme, cosa che anticamente era quasi vietata, o il destro o il sinistro, che non sappia anche la mano destra quello che fa. Anche laggiù lo adoperano lo stesso. Tutte e due le mani adoperano sempre, sì, è interessante. Questa allora, intanto andiamo anche a preriscaldare il forno, Il forno, forno questa è ecco, un'altra cosa, la contaminazione che, come ha detto prima Tiziana, qui abbiamo tutta una serie di cose tecnologiche che giù non ci sono. Certo. Quindi venivano fatte con strumenti un pochino più primitivi. Sicuramente ancora cucineranno sul sasso. No, i sassi caldi, ma questo la per noi... contaminazione, sempre la contaminazione. Ma per tanto tempo da noi il famoso testo messo sul camino Adesso però si adopera quello il testo. Testo l'alluminio. Certamente. Piano piano cerchiamo di raccogliere, saracca, venite però. Qua. Vogliamo intanto fare un passo, intanto che loro impastano vogliamo passare, dov'è Annalisa? Annalisa, abbiamo bisogno, Laura o Annalisa? Iniziamo ad allargare piano piano, Però immagino che possa, se Annalisa, che siamo sul momento della saracca, la saracca. E piano piano raccogliere il tutto. Vogliamo parlare della saracca? La ringa. Aringa o saracca, diciamo. È venuta anticamente dai mari, dall'oceano, poi si è infiltrata nel Mediterraneo e attualmente sì, tempi antichi, fino ad oggi le facciamo buon uso. Abbiamo anche appunto questo pesce storico che viene fatto anche come merce di scambio, era una moneta la ringa, quindi veniva scambiata e quindi comunque penso per diffusione, per grande quantitativo sono... grandi branchi di pesce che vengono pescati, quindi ecco. Chiaramente anche in Umbria, come in tutte le regioni d'Italia, abbiamo la ringa cucinata e usata proprio anche legata a dei detti, no? Veniva strofinata, veniva appesa, addirittura ha un odore molto forte, molto intenso, quindi chiaramente dava l'odore a quel poco cibo proteico che c'era, di solito legato alla polenta, legato a delle cose semplici. Addirittura si racconta che nella cattedrale di Reims la ringa veniva legata al cordone dei monaci che dovevano camminare in fila curandosi che l'altro non glielo calpestasse. Quindi una cosa, veramente abbiamo una storia incredibile sulla ringa. Però vorrei che Annalisa vi racconti brevemente la ricetta, che è semplicissima ed è una rivisitazione di una ringa che non faremo né appesa al soffitto né strofinata,
ma ve la faremo assaggiare. Molto bene. La ricetta è semplicissima, è una mousse fatta con ricotta e... aringa affumicata, sì, sì, e una grattugiata di arancia, basta, frullata, poi servita con la torta al testo, quella che sta facendo Tiziana, con la farina di mais e farina bianca, semplicissima. Va bene, va bene. Molto bene. Vogliamo parlare delle geometrie delle polpette di baccalà? Allora, le polpette di baccalà praticamente sono il piatto tipico della vigilia di Natale, che veniva usato anticamente in Umbria, è un piatto infatti tipico umbro, e niente, guarda, è fatto con pomodoro, anche per stancarsi di meno, sedano, carota e cipolla, quindi un semplicissimo sugo, è la spalla che va, dove poi venivano messe le prugne e il baccalà a pezzi. Ci sono delle ricette in cui mettevano anche l'uvetta e i pinoli, cercando e anticamente veniva fatto la senza pomodoro che e che veniva aggiunto all'uvetta e ai pinoli anche una spruzzata di aceto e del miele. Ecco, noi oggi l'abbiamo praticamente rivisitato e abbiamo fatto sempre il solito sugo con sedano, carota e cipolla e pomodori pelati. E il baccalà è stato cotto a parte, le prugne sono state messe dentro al baccalà, poi faremo delle polpettine ripassate poi con la farina e pane grattugiato, fritte e appoggiate su questo letto di sugo dove ci sono dentro anche le patate lesse, poi ripassate con il sugo. Tutto qui. Cioè, diciamo che è la classica ricetta, solo scomposta. Scomposta. Quindi, molto bene. Continuiamo per quanto riguarda la torta al testo. Quindi abbiamo impastato tutto quanto. L'impasto deve essere, guarda, abbastanza morbido, va bene? L'abbiamo diviso. E adesso andiamo a stendere sopra a un foglio di carta forno il perché, perché andiamo a cuocerlo su una piastra che andrà messa sopra il gas, quindi questo eviterà che la pasta si attacchi e che quindi poi non ci si giri bene, ok? Quindi prendi la carta forno, eccola, grazie. Vedo che la classe è molto attenta, religioso silenzio, come si conviene a piatti devozionali, ai piatti di vigilia. Quindi l'impronta digitale deve essere percepibile per capire se ognuno ne stende una, così non ci sono problemi. Vai. Allora, dobbiamo cercare di fare dei dischi della grandezza di 25 centimetri. Allora, una cosa importantissima, quando si stende la torta al testo, che forse per voi che non siete di qua non lo sapete, ma per noi è un alimento quasi come il pane, bisogna... non la farina sopra lì, ma va infarinato il rasagnolo, ok? Bene. Vorrei chiamare un grande esperto di ceci. Aspetti, di ceci, ceci, cicerchie e varie granaglie, diciamo, del nostro mondo contadino. Diciamo, sentire adesso il mondo dei ceci. Poi stabilire un piccolo confronto, diciamo, sull'aspetto storico dei ceci. Ecco, sì, allora magari lasciamo a Enrico l'aspetto storico e io faccio incominciamo così con questa ricetta che di tanto rivisitato proprio non ha, se non una piccola particolarità, anche perché abbiamo usato i ceci, abbiamo usato naturalmente per questa manifestazione olio nuovo, l'olio extravergine d'oliva, assolutamente fondamentale per questa ricetta, ma abbiamo usato anche, oltre a oli vegetali, anche oli, in pratica, dei grassi animali. E il grasso animale è, in pratica, abbiamo un grasso del prosciutto, e viene usato questo, e magari dopo possiamo far provare a toglierlo e a fare quel famoso battuto, come battuto. Si usa il famoso battuto, famosissimo, conosciutissimo in tutte le case, anche dai ragazzini quando tornavano, che c'era la minestra col battuto, esatto, e quindi chiaramente cattivi voti a scuola, aveva tutto un suo perché, ecco, esatto. Cioè, il significato nascosto della minestra col battuto era anche questa. Gli ingredienti che usiamo per questa ricetta, sempre quelli dell'orto, quindi carota, sedano, cipolla, abbiamo i ceci che abbiamo fatto chiaramente per praticità, prelessare un attimo, perché sennò non avremmo potuto servirli in tempi rapidi. E la ricetta è semplice: prepariamo dopo la lessatura dei ceci, con il pomodoro, il sedano, cipolla, eccetera, li mettiamo insieme e li facciamo cuocere. A parte mettiamo invece i grassi animali, i grassi vegetali insieme al rosmarino e uno spicchio d'aglio.
vi lasciamo chiaramente rosomare pochissimo e poi misceliamo insieme i due composti che vengono preparati. Dopodiché il cece viene insaporito e abbiamo fatto, diciamo, oggi creeremo una crema di ceci, non il cece semplice, e abbiamo una pasta che uniremo. Ovviamente chi ha quello che ha in casa, perché poi alla fine uno deve fare con quello che ha, secondo me non deve sprecare nulla e deve utilizzare tutto quello che è lo scibile. E abbiamo fatto il quadruccio, il semplice quadruccio fatto con una raffinatezza per i nostri ospiti, con il rosmarino, quindi insaporito e profumato con il rosmarino. E questa è la ricetta. Bene. Ovviamente il cece è un legume antico, lo troviamo nelle tombe etrusche ed era anche abbastanza divinatorio e propiziatorio perché stabiliva un contatto con i morti e con i vivi, quindi abbiamo una storia veramente antica con questo legume. Stiamo partendo per la preparazione del brustengolo. Aggiungiamo la farina bianca, ok? Perché in questo caso la tecnologia ci dà una grandissima mano. Qui gentilmente chi mi tira su l'uvetta me la strizza un pochino, perché aggiungiamo l'uvetta, la puoi mettere qua. Sì, quindi l'uvetta, l'uva passa che è stata ammollata precedentemente con lo zibibbo. Ah, sullo zibibbo vorrei chiamare il padre Caro Luscaroli, grande esperto di vini, per dirci due parole sullo zibibbo. Partirei con un buon bianco, un bianco della nostra zona che potrebbe essere il grechetto. Vaniglia. O... un bianco, un Trebbiano Spoletino. Un Trebbiano Spoletino. Che è un altro buon vino, sono vini ben corposi, quindi che si addicono molto al menù. E poi secondo, con i ceci invece sarebbe il caso di abbinare un rosso, ma senza andare su vini molto importanti come il Sagrantino, come il Rosso di Montefalco, anche anche qui intorno ad Assisi ci sono delle buone cantine con dei vini DOC, rossi DOC della zona dell'Assisano, che possono abbinarsi bene con i ceci. E questo piatto poi potrebbe essere potrebbe essere utilizzato anche col piatto delle polpette, quindi si addice anche con le polpette. Per quello che riguarda il brustengolo, invece sarebbe il caso di andare un po' su un vino dolce o quasi dolce come il passito di Montefalco. Un vino ottimo che si può abbinare o un vinsanto, perché ce ne sono qui anche per ciò che riguarda il vinsanto, ci sono ottime cantine che producono degli ottimi vini. Abbiamo messo tutti gli ingredienti che le vorrei elencare perché magari tu stavi parlando, certo. Quindi abbiamo fatto la farina di grano turco già ammollata, abbiamo messo la farina bianca, abbiamo messo dell'uvetta che abbiamo precedentemente ammollato con lo zibibbo, quindi strizzata, poi abbiamo messo i pinoli, abbiamo messo lo zucchero, abbiamo messo le mele tagliate a tocchetti, abbiamo messo il limone grattugiato, un pochino di vaniglia per dargli un po' di aroma un pochino più moderno e poi le uova e un pizzico di sale. Nel frattempo sono per ogni porzione sono mezzo bicchiere d'olio, noi in questo caso ne abbiamo messi due perché di fatto era l'unica nota grassa che ci poteva essere in quei piatti. Nel frattempo abbiamo imburrato la teglia e l'abbiamo passata con un pochino di farina per evitare che poi si attacchi. Adesso andiamo a mettere il dolce in forno. Se abbiamo un forno statico 190 gradi per 35 minuti, se abbiamo un forno ventilato 170 gradi sempre per 35 minuti. E poi come tutte le cose va controllato ogni tanto, perché quando si vede che si è fatto un pochino di crosticina sopra, inizia ad aprirsi, il dolce è pronto. Il dolce è pronto. Va bene? Abbiamo messo a lievitare le torte al testo, perché nella torta al testo, questa con il Gran Turco, abbiamo messo il lievito di birra. Lievito di birra è soltanto farina sempre di mais con un pochino di olio di oliva, il sale e la farina bianca. E quelle le abbiamo stese noi. E loro sono tutte stese da con il rasagnolo, impastate ovvero e stese. Dalla signora.
Certo, questo lavoro una volta veniva fatto tutto a mano, Alberto, quindi considera la, la forza anche che ci voleva nelle braccia delle massaie e il tempo che sicuramente ce ne voleva di più. Poi affrontiamo il tema con l'ampiezza che è dovuta della cucina e geometria, perché anche del quadruccio, qual è la dimensione corretta del quadruccio? 5 mm per 5 mm. 5 mm, sì, noi l'abbiamo, sì, effettivamente sì, sicuramente sì, per insaporirsi, anche perché la giusta consistenza, se non passi chiaramente la, la crema di ceci come stiamo facendo oggi, la giusta consistenza dovrebbe essere la dimensione del cece. Noi stiamo lavorando, intanto la ragazza sta passando le verdure, questa specie di ragù di pomodoro con sedano, carota, cipolla, andiamo ad insaporire aggiungendo i ceci che abbiamo già, appunto, come dicevamo, prelessati, e quindi andiamo a preparare la ricetta, a ultimarla, insomma. Intanto adesso il nostro forno statico o ventilato, sta, non so, sta funzionando. Sta funzionando. Assolutamente sta funzionando. Sì. Qui funziona tutto. Tutto. Annalisa, Tiziana e quindi Laura ancora una volta, no? La cucina, come posso le donne dire, in cucina, le io sostengo cucina, che l'uomo ha la creatività, però le donne hanno il famoso sesto senso, mi dispiace. Il segreto è non spiaccicarle. È una percezione diversa. Morbide sulle mani. Molto e dare bene, così grazie, attiro, molto okay? Bene. Intanto, guarda, stiamo iniziando a preparare le polpette, quindi la rivisitazione del piatto antico che era il baccalà in umido sul coso. Noi abbiamo creato delle polpettine prendendo il baccalà, le prugne, ok? E il pane grattato. Adesso le signore, ognuno... No, devono essere tutte uguali, assolutamente no. Oh, ancora una volta la geometria in cucina. In geometria. La polpetta deve venire di questa grandezza, non più grande, è rotonda, perché, anche perché come dice Alberto, se no poi a tavola dice quello c'ha la polpetta più grande, io c'ho la polpetta. Un altro grande esperto di polpette. Nel frattempo Annalisa, che ha seguito il discorso delle polpette, ha messo nel sugo le patate per fare poi l'accompagnamento alle polpette, ok? Una cosa pregiata è facile comunque cucinare, perché comunque è già pregiata per sé, mentre il baccalà, che è una cosa povera, renderla nobile, magari servirla tipo finger food oppure messa su questo letto di patate, secondo me è una cosa innovativa. Comunque il sapore è sempre lo stesso. Sempre lo stesso, benissimo. Abbiamo fatto le prime 50 polpette, procediamo alla fine. Le nostre prime 50 polpette. Non sono tutte uguali, ma alla fine... Ci arriveranno, perché noi dobbiamo fare oggi 14.212 polpette, che è quello che è il... Ma il tempo c'è, ma ci abbiamo anche tempo. Il materiale. Non ci corre dietro nessuno, si dice. Oramai siamo in vista dell'arrivo. Addirittura d'arrivo. Che l'induzione ci aiuti. Ci aiuta, siamo sicuramente a un ottimo punto, senz'altro. Molto bene, molto bene. E vorrei far notare una cosa, non lo so se i maschi lo fanno, però le donne cucinano... Tengono pulito, no, e lavano e rimettono già a posto. Sì, 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 mettete. Questo è una distinzione, è diciamo, antropologica, sì, rilevante. È una deformazione più che una rilevazione. Perché quindi il cuoco, diciamo, lo chef di sesso maschile tende a fare casino. A fare casino. Questa è la... Quindi, e questo lo volevo sottolineare. Certo, certo. Quindi non è per questo che molti si rifiutano, dicono io non cucino perché a me non ho sporco. E mettere a posto che è la cosa più complicata, perché il problema è il caos, il mettere a posto e lo sporco. Che infastidisce. Certamente, certamente. Le donne purtroppo dall'antichità, dalla preistoria sono state abituate nella grotta a sistemare, e quindi l'uomo a caccia, e questo ce lo porteremo per tutta la vita. Però è comunque una cosa che si può imparare, ritengo. Sì, sicuramente, ecco. Possiamo fare delle scuole, dei corsi brevissimi, cioè applicandosi uno riesce a pulire anche. Assolutamente, oh, questo sì, è importante, sì, che si sa, perché molti pensano che sia una questione di DNA, in realtà è una questione mentale, di logica mentale. Basta, sì, applicarsi. Molto bene, molto bene. Quanto riguarda il brustengolo, che forse non abbiamo detto, la modernizzazione di questo brustengolo è stata fatta perché con una crema che verrà fatta al momento, quindi il brustengolo messo sul lettino di crema con della crema, della cioccolata fondente grattugiata sopra. Questa è la modernizzazione. Direi veramente... Avendo più tempo uno potrebbe benissimo tagliarlo, perché sento che lei è interessata al brustengolo, lo vogliono rifare tutte. Potete fare anche dei quadretti, no? Dei quadretti di brustengolo, e potete affogarli leggermente su della cioccolata fondente, poi serviti sul piatto così.
Chef Titti oggi sta veramente, come posso dire, dedicando. Guarda, è una delle mie grandi passioni, ti dovessi dire, a parte quello che tutti sanno, penso che c'ho anche la testimonianza del ricamo, che è questo qua, ma è quello del cucinare. Fin da piccola non mi è stata mai fatica, sono stata sempre molto curiosa e fortunatamente ho avuto delle nonne e delle mamme che mi hanno aiutato in questa cosa. Ti devo dire che mia nonna, da parte di papà, era bravissima a fare la torta al testo e io avevo 5 anni, non arrivavo al tavolino, quindi nonno mi fece un banchetto, il famoso banchetto per impastare la torta, perché da seduti non si impasta, devi stare in piedi, perché come diceva loro, per impastare bene il forza. Lavoro non deve essere di mano, ma è la spalla che va. Ringrazio Tiziana per aver tirato fuori questo piatto che era alle radici della nostra tradizione contadina. Ricordiamoci che la ringa era il piatto povero per eccellenza e tutte le case contadine veniera salato, lo mangiavano a colazione ma anche a cena e veniva consumato così forte, cosa che lei vedo oggi l'ha lavorato, sicuramente non è più come quello che mangiavano i nostri nonni, perché per loro è un pezzo piccolo anche, doveva servire per l'alimentazione di una giornata, certo. Quindi lo abbinavano alle patate, lo abbinavano a altre verdure. Gli dava sapore a molte cose. A molte cose e addirittura io ricordo una figura forse erronea, ma io ero molto piccolo, ero un bambino con mio nonno che qui in fondo alla piazza, sotto gli archi c'era una bottega del vino. E erano soliti il mio nonno con i suoi amici prendere questi pezzi di aringa e davano una botta al tacco, la mangiavano, così ci facevano subito dietro 2 o 3 bicchieri di vino. Quindi questo era un po' il ricordo che mi lega a questo piatto eccezionale che sicuramente, come diceva benissimo la Tiziana, va riscoperto e va rilanciato nelle nostre tavole, perché è veramente, veramente buono. Grazie. Grazie anche per avermi preso così in contropiede. Che come d'abitudine. Ad Assisi questo come dicono d'abitudine. Scherzi da preti sono questi, grazie. Le nostre cuoche vedo che passano da pentola a pentola. Con una facilità e con una grazia veramente unica. Siamo altri 5 minuti? Sì, allora. Hanno una gestione della cucina. Beh, si sentono molto confortate dall'avere vicino a loro i loro attrezzi ordinari di lavoro, perché gli strumenti fanno il loro perché. Ha suonato il forno. Vediamo il forno. Che cosa sta Incrociamo succedendo. Incrociamo le dita, ha suonato il forno. E ci siamo, 5 minuti, l'ho messo 5 minuti prima per controllare, così per essere in anticipo e non avere sorprese spiacevoli. Quindi, diciamo, abbiamo bisogno oramai soltanto della fase di impiattatura. Sì, adesso stiamo preparando, se i nostri allievi ci aiutano, prepariamo il tavolo per la mise en place, quindi iniziamo a preparare i piatti da portata. Abbiamo già precedentemente riscaldato il testo. Andiamo a mettere sopra la carta forno, come spiegavo prima, proprio per evitare che si bruci. Allora, uno dei segreti della torta al testo, di quello che si cuoce sui testi, mi hanno insegnato in questo caso mia suocera, che era una bravissima cuoca, e bisogna tenere la pietanza che noi andiamo a cuocere, cioè la torta, più da una parte, aspettare che venga su al massimo e poi girarla, perché alla fine sono 2-3 minuti soltanto di cottura e è pronta. Certo, qui abbiamo un altro tipo di... se fosse stato su un gas a fiamma già era molto più veloce come cottura. Però siamo partiti in anticipo, così cerchiamo di essere pronti. Quindi siamo pronti per chiudere, diciamo, la nostra operazione con la cottura. Della torta. Con la cottura della torta. La pasta è stata messa giù. Sì. Il baccalà è pronto, quindi le patate sono pronte, le polpette sono in frittura. Abbiamo quasi finito di friggerle. Perfetto. Il dolce lo sforniamo adesso. Il dolce ha suonato e quindi è pronto per essere sfornato. È pronto.
Questo è il nostro dolce. Ecco il nostro brustengolo. Scusa, Pedro delle Ande, tu che conosci, cioè, no? Il brustengolo mi sembra esattamente come d'antica tradizione, preciso. Il quadruccio ha le dimensioni, no, regolamentari, no? un cece e mezzo, diciamo, questo. C'è il battuto. Poi il battuto è stato sistemato, già unito il battuto e... adesso vorrei chiudere, diciamo, come poi la parte operativa, adesso allora, sentendo Martina e Matilda, come è andata la mattinata? Niente, abbiamo un po' dato una mano. Un po' di voce. Abbiamo dato una mano ai signori. È stata una cosa divertente. Sta divertendo. No? Anche per te? Sì, anche per me. Okay. Ci sono state cose diverse da ieri, certo. Quindi abbiamo imparato di più. E è stata un'altra esperienza. Esattamente. È a posto. Speriamo nel vostro gradimento. Questa è l'ultima cosa, perché uno cucina soprattutto per gli altri. E quindi è quello lo scopo principale. È per fare piacere alle persone che ami. E quindi questo è lo scopo della cucina. Molto bene, molto bene. Ci mettiamo tutti adesso. Tutta la classe, il mio gruppo di esperti, vorrei che prendesse posto lì ai fornelli. Gruppo di esperti, anche il maestro Bruno. Gruppo di esperti, qui vicino allo staff di cucina. Tutti qua, signore. Pronti. Chiudiamo con una foto di gruppo, tutti insieme. Tutti insieme, qua ci siamo tutti, ci maestro Charles, ci siamo, maestro Bruno è re, un grande applauso insieme, pronti al tre, via. Voilà.